Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo, un appassionato di fotografia, e oggi vi mostrerò come creare una slideshow da postare su Instagram. Uno degli ultimi aggiornamenti di Instagram è il multipost. Ovvero ci dà la possibilità di postare contemporaneamente fino a 10 foto. Possiamo sfruttare questo tipo di post per dividere delle foto orizzontali o panoramiche in più foto verticali e quindi creare una slide. Uno dei problemi principali è quello di tagliare perfettamente le due metà o le varie parti in modo da creare una slide uniforme e continua. Andiamo a vedere ora come possiamo tagliare precisamente un'immagine e creare questa slide. Vorrei fare una piccola premessa. Io utilizzo questo tipo di slideshow sia per foto orizzontali, e quindi dividerla in due o più foto verticali, sia in foto verticali per focalizzarmi su un determinato dettaglio. Quindi partiamo con una foto orizzontale da dividere in due parti. Prima di tutto dobbiamo impostare il formato giusto. Il formato di una foto verticale Instagram è 4 quinti. Quindi se vogliamo dividere una foto orizzontale in due foto verticali, il formato della foto orizzontale dovrà essere 8 quinti, perché la base è la somma di due verticali e l'altezza rimane sempre la stessa. Andiamo sullo strumento taglierina, impostiamo nel menu a finestra rapporto 8 quinti, selezioniamo il taglio che più ci piace. E ora la nostra foto è pronta per essere divisa in due. Successivamente andiamo in Visualizza, Nuovo layout guida. In questa schermata noi abbiamo la possibilità di impostare delle colonne e delle righe. Quello che sarà utile a noi è l'impostazione delle colonne. Quindi in questo caso andremo a impostare due colonne, ma possiamo impostare anche 3, 4 o più colonne. Impostiamo due e premiamo invio. Ora andiamo sullo strumento taglierina, tasto destro, strumento sezione. Clicchiamo Sezioni da guide. Una volta cliccato, il programma creerà due sezioni. L'ultimo passaggio è quello di salvare due foto separate. Andiamo quindi in File, Esporta, Salva per web. Visto che dobbiamo caricare la foto su Instagram, andiamo a impostare come formato JPEG, qualità molto alta 80, e ricordatevi di spuntare Ottimizzato, Incorpora colore e Converti in sRGB. Andremo a impostare come altezza 1350 e automaticamente si imposterà la larghezza. Prima di salvare, ricordatevi di selezionare entrambe le sezioni, salva e il programma le salverà in una cartella. Il secondo esempio che voglio mostrarvi è quando vogliamo creare una slide per focalizzarci su un particolare. Io lo uso molto spesso per dei ritratti e quindi delle foto verticali. Andrò a creare un taglio sempre 8 quinti e in questo caso mi seleziono gli occhi. Il secondo passaggio sarà andare su Visualizza, Nuovo layout guida, due colonne e premiamo invio e una volta premuto invio andiamo sullo strumento taglierina, strumento sezione e andiamo su sezioni da guida. Ora andiamo sempre su salva, esporta, salva per il web, tutte le impostazioni che abbiamo fatto precedentemente e quindi avremo anche il particolare. In questa situazione andrò a caricare la foto del ritratto più le due foto del particolare, quindi avrò un post con tre foto dove ci sarà questo slideshow. Abbiamo visto come con dei semplici passaggi è possibile tagliare perfettamente un'immagine orizzontale o verticale per creare la nostra slideshow. Spero che il video sia stato utile, se vi è piaciuto mettete like e commentate qui sotto. Ci vediamo al prossimo video, ciao!